Parliamo di leadership, parliamo di business, parliamo di caccia. Ne parliamo con Marco Cappella, country manager Italia, Grecia e Israele di Acer. Dove sei Marco? Eccolo, vieni su Marco. Con Claudio Soffientini, channel marketing manager di HP Enterprise. Claudio, mi hanno strillato perché sto usando per l'ultima volta quel marchio, ce ne devi parlare un attimo. Alessandro Cozzi, Enterprise Business Group Director Italy di Huawei, la Cina è fra noi. Mirko Poggi, Country General Manager di Lenovo. Ragazzi, non siate timidi, vi prego, le sedie sono per voi. Vi dividete quei due microfoni e facciamo due ragionamenti al volo. Allora, leadership, business market, innovazione tecnologica, ruolo dei vendor. Noi i vendor li abbiamo un po' maltrattati fino ad ora. In particolare Marco Galli ci diceva: ma a me che mi frega dei vendor, io mi faccio venire le idee, poi devo comprare quattro carabattole e le compro. Io non credo che sia esattamente così. Comincia Marco con un approccio: chi sei, da dove vieni, dove vai? Vai. Ho visto che hai indicato lui. No, cioè, Marco, mi stavo dicendo... Quale Marco? Professor Cappella. Allora, scusami, fermo restando che io ti devo dei quattrini. Questa sembra una buona notizia. Perché ero andato a gestire un meeting dell'Acer a Lugano, mi sono fermato al casinò di Campione, ho vinto e quindi credo di dovergli il 10% della mia vincita. Dopo ne parliamo. Acer particolarmente forte sul mercato consumer, lo sfatiamo questo mito che Acer non c'è sul mercato business? Sì, beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, lo sfatiamo sicuramente, è uno stereotipo che ormai è completamente superato. Se guardiamo ad esempio i risultati di Acer in Italia nel 2014, quindi nell'anno appena concluso, noi abbiamo fatto il 50% del nostro fatturato in ambito B2B e il rimanente in ambito retail, quindi non è vero che l'Acer sia un'azienda concentrata soprattutto sulla parte consumer. Abbiamo un profilo di fatturato e di attività molto ben bilanciato da questo punto di vista. Tu non hai vendite dirette? No, noi non abbiamo vendite dirette, questo ti ringrazio della domanda, è un elemento molto importante da sottolineare, cioè per noi il ruolo del canale è fondamentale e imprescindibile, quindi non vendiamo direttamente a nessun cliente, a nessun utente finale, che sia un consumatore piuttosto che una corporation, piuttosto che la pubblica amministrazione, sempre e solo attraverso il canale, è fondamentale. Ai tuoi partner di canale tu dai solo acqua, caramello e zucchero e poi il valore aggiunto se lo devono inventare loro? Beh, adesso l'acqua, caramello e zucchero tu intendi i prodotti ovviamente, no? Non sono proprio una cosa da poco, poi parliamo anche delle altre cose. Per i prodotti ti posso dire che l'Acer di oggi è molto diversa dall'Acer di qualche anno fa. E siccome al di là di quello che posso dire io è molto importante vedere e toccare i prodotti, invito tutti, perché i miei colleghi stanno allestendo una sala qui nell'albergo che si chiama Sala Parini con una esposizione di una selezione di prodotti Acer, invito tutti, visto che questa esposizione sarà aperta domani mattina a partire dalle ore 9, venite a trovarci, venite a visitare questa esposizione di prodotti, perché non c'è niente di meglio che vederli e toccarli per capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Poi questa considerazione la riprendiamo anche con voi, ci sono dei temi di fattori di forma diversi da quelli ai quali eravamo abituati. Marco, il prodotto ha ancora il suo valore in quanto tale? Il prodotto è fondamentale ovviamente, perché poi alla fine c'è chi vende servizi, chi vende prodotti, noi fondamentalmente vendiamo prodotti, quindi è assolutamente imprescindibile, però ovviamente non è tutto, e ovviamente tutto l'insieme che gira attorno è fondamentale, quindi ad esempio uno dei punti di forza di Acer lo è stato tradizionalmente, ancora oggi ti confermo che lo è ad esempio tutto il servizio di assistenza post vendita e di riparazione dei prodotti. È quella sì una parte del nostro essere sul mercato che gestiamo in maniera diretta, cioè l'Acer Italy, che è un'azienda che ha circa 200 dipendenti, noi abbiamo 70 dislocati in un'unità operativa che è un centro di assistenza, è dislocato vicino, tra l'altro qua a Milano, vicino all'area dell'Expo, dove ripariamo direttamente i prodotti che hanno bisogno di essere riparati. Questo è un fattore distintivo molto molto importante. Ci torniamo fra un attimo. Claudio,
marchio HP dimezzata, azienda nuova che si occupa di prodotti a valore. Un po' di novità, insomma. Dai. Beh, fondamentalmente HP si sta trasformando e noi abbiamo sentito prima di subire piuttosto che innovarsi. HP si innova dividendo in due l'azienda, creando due aziende leader sul mercato. Una sarà la HP Inc. e si occuperà di tutti i prodotti stampanti e personal computer, e la Hewlett Packard Enterprise, che sarà l'azienda che invece si occuperà di quello che è tutta la tecnologia del data center. Quindi questo marchio chi lo eredita? Questo marchio che vedete lo erediterà quella che noi chiamiamo PPS, Print and Personal System, mentre la Hewlett Packard Enterprise cambierà completamente marchio. Forse l'avrete già visto perché su molti siti internet visibile in anteprima, sarà ufficiale dal 1° di agosto e sarà la scritta proprio Hewlett Packard Enterprise con un triangolino verde sopra, un rettangolino verde sopra, a dare l'idea dell'ecocompatibile, del green, dell'ecosostenibile. Claudio, nel tuo quotidiano cosa cambia? Allora, HP operava ovviamente e opera ancora, perché fino al 1° di novembre ovviamente saremo un'unica azienda, opera in sinergia come opererà anche successivamente la divisione. In termini di Hewlett Packard Enterprise non cambierà nulla, salvo che è già cambiato qualcosa. Noi abbiamo annunciato un anno e mezzo fa The New Style of IT, che è diventato aggiornato recentemente The New Style of Business, e la parte enterprise affronta proprio quelli che sono i nuovi paradigmi dell'IT, che sono la mobility, il cloud, la security e il big data. Questo vuol dire un approccio completamente nuovo. Visti in un'ottica prodotto e con lo sguardo dell'ingegnere, o visti in un'ottica soluzione e con capacità di abilitare la soluzione attraverso il partner? Ma, noi abbiamo festeggiato l'anno scorso 50 anni di HP in Italia e 75 anni nel mondo. Non si può negare che HP sia una società di ingegneri e di ingegneria. Il prodotto ha un peso e una rilevanza importante. Sono stato recentemente negli Stati Uniti a Palo Alto, dove c'è i nostri laboratori, e ho visto cose sorprendenti che stanno studiando e stanno creando. Proprio perché tenere aggiornato la tecnologia e i prodotti permette di leggere attraverso il prodotto nuove soluzioni. Sicuramente l'azienda si sta spostando sulle soluzioni, vuol dire un prodotto venduto e vestito per aiutare il cliente a fare business, essere più efficiente e avere più affidabilità. Alessandro, ci sono più ingegneri a Palo Alto o a Shenzhen? Buon pomeriggio a tutti innanzitutto, ma non lo so. Sicuramente, diciamo, sicuramente a casa nostra ce n'è un botto. Sì, a casa nostra ce n'è un botto, diciamo che alcuni noi li aiutiamo a non rimanere a casa, perché ad esempio, poi ci tornerò su questo tema, uno dei centri di ricerca e sviluppo di eccellenza nel mondo di Huawei è proprio qua a Milano, anzi a Segrate, dove, come dire, lavorano oltre 100 ingegneri italiani. È un centro di ricerca e sviluppo specializzato nelle tecnologie microwave. Nel mondo Huawei ha 150.000 dipendenti e 70.000 di questi dipendenti sono ingegneri che fanno ricerca e sviluppo. L'anno scorso l'azienda ha consolidato quasi 47 miliardi di dollari di fatturato e ormai di fatto, se prendiamo il comparto ICT e ci focalizziamo sulla parte CT, è ormai l'azienda più grande al mondo, e investiamo
fin dalla fondazione, poco più di 25 anni fa, quindi siamo un po' più giovani rispetto ad HP, 10 anni di presenza in Italia, fin dalla fondazione investiamo almeno il 10% del nostro fatturato in ricerca e sviluppo, l'anno scorso il 14%, quindi stiamo parlando di quasi 7 miliardi di dollari investiti. Questo per dire che noi nasciamo come un'azienda tecnologica, siamo un'azienda tecnologica, continueremo ad essere un'azienda fortemente tecnologica, votata assolutamente all'innovazione e quindi a quella digital disruption di cui oggi stiamo parlando. Alessandro, a furia di copiare o di produrre per gli altri, poi si diventa bravi a fare le cose originali? Ma non lo so, anche qui, come dire, spesso i miti si dice che sono falsi. Sicuramente questa cosa vale per Huawei. Vi cito alcuni esempi. Ovviamente se parliamo di brevetti e di innovazione, Huawei è leader in termini di numero di brevetti depositati in Cina e in generale nel comparto Asia-Pac. Però, ad esempio, è interessante scoprire che siamo anche la quinta azienda in Europa come numero di brevetti depositati in Europa. Se, ad esempio, parlando di tecnologia radiomobile, lo sviluppo del 3G era stato come dire spinto dai governi nazionali, il 4G è stato principalmente finanziato dai service provider, dagli operatori, il 5G è praticamente sviluppato solo in questo momento, finanziato solo nel comparto Asia-Pac, e Huawei oggi ha un numero di brevetti sia sulla parte LTE Advanced 4.5G sia sulla parte 5G, voglio dire, non compatibile con qualsiasi competitor. Quindi sicuramente noi innoviamo rispetto a quello che è il best of class della tecnologia. Un altro dei miti da sfatare è che Huawei sia un'azienda di telecomunicazioni. È vero che sulle reti radiomobili avete un vantaggio competitivo estremamente importante, però siete bravi a fare dei server di nuova generazione, siete bravini, non ancora bravissimi, a coprire tutta la gamma dell'offerta di storage. Voglio dire, nell'IT siete un player di riferimento? Sì, allora, c'è ampia documentazione sul web, per cui non mi dilungherò in statistiche abbastanza noiose. Quello che mi piace dire è che Huawei, come dire, anche rispetto al tema della digital disruption ha un posizionamento unico. Perché? Fondamentalmente, diciamo, per tre motivi. Il primo l'ho già citato, la quantità di investimenti e la quantità di ingegneri dedicati alla ricerca e sviluppo. Il secondo motivo è che noi in Italia, come in qualsiasi dei 150 e oltre paesi in cui siamo presenti, opera, diciamo, sul mercato secondo tre business group. Enterprise Business Group, di cui ho la responsabilità qua in Italia, che è il business group, diciamo, più giovane, Carrier Network Business Group, quindi è rivolto agli operatori sia di rete fissa che di rete mobile, e poi Consumer Business Group. Ormai Huawei è il terzo produttore al mondo di smartphone, ma non solo di smartphone, ad esempio di tutti quegli oggetti che hanno a che fare con il tema dell'internet delle cose. E avrete letto recentemente sui media dell'accordo a livello globale tra Huawei e il gruppo Volkswagen Audi per dotare ciascuna macchina di quel gruppo automobilistico di un oggetto intelligente, di un sensore che è in grado sia di implementare il concetto del connected cars sulle autovetture del gruppo stesso, sia di abilitare una serie di servizi ulteriori, ad esempio quelli che riguardano il tema della sicurezza. E questo è il secondo motivo. Il terzo motivo è che noi abbiamo un portafoglio prodotti che varia dal networking al wireless in tutte le sue declinazioni, ovviamente fino alle reti radiomobili degli operatori, al mondo all'infrastruttura dei data center. E anche qui la caratteristica unica di Huawei è che noi, pur essendo votati a soluzioni che sono open source, open standard, che quindi garantiscono il massimo della interoperabilità rispetto a vendor, diciamo, già presenti in infrastrutture dei nostri clienti, noi siamo anche in grado di creare soluzioni che sono veramente convergenti, per cui realizzate proprio a livello di ingegnerizzazione del prodotto per lavorare al massimo
con il minor consumo energetico e il massimo delle prestazioni possibili. Cioè, in altri termini, quando noi creiamo una soluzione di data center, convergiamo in un'unica macchina la nostra capacità computazionale, quindi il server, la capacità di storage, la capacità di commutazione, quindi lo switching, oltre a tutte le piattaforme di virtualizzazione e di management. Vi anticipo che nel secondo giro parliamo di rapporti con i partner. Mirko, acchiappa quel microfono e dimmi se avete finito di comprarvi i pezzi di IBM. Non lo so, non è una decisione che prendiamo in Italia, quindi non so che dire. Quello che vorrei fare è spiegare perché lo abbiamo fatto. Ho preparato delle slide, se mi permetti, per cercare di dare quella che è la nostra visione, di spiegare come vediamo noi l'evoluzione. Ho visto che la fanciulla era tutta agitata perché ti ha visto seduto qua con il clicchino lontano là, non si fidava che io te l'avrei portato. Mi piace questa. Prego. Grazie. Allora, fondamentalmente voglio iniziare con ma che bella questa. Non credevo. Allora, voglio iniziare ricordando molto velocemente l'evoluzione. Stiamo parlando di cambiamento, no? Quanto è cambiata la Lenovo negli ultimi anni, no? La Lenovo, questa è la storia della Lenovo, probabilmente molti di voi l'hanno già vista perché l'abbiamo presentata mille volte. Però è molto importante, perché soltanto 10 anni fa la Lenovo vendeva soltanto un prodotto, il personal computer, in un paese nel mondo, la Cina. Beh, che è un paese da 1.700.000.000 di persone. Assolutamente sì, però all'epoca poche di queste usavano il personal computer. Vero. Detto ciò, oggi l'azienda, già fino a un paio di anni fa, diciamo, già se ti ricordi un paio di anni fa parlavamo di PC Plus, perché un paio di anni fa, quando siamo diventati leader di mercato nel mondo del personal computer, abbiamo iniziato a pensare a questo cambiamento, al grande cambiamento dei device, al grande cambiamento del sistema. E infatti oggi oltre a mantenere questa leadership nel mondo del personal computer, il fatturato della Lenovo è soltanto per il 65% fatto da personal computer. Allora, di fatto il device, abbiamo detto, parliamo di cambiamento, parliamo di disruption, il device è cambiato radicalmente. Poco tempo fa, se ci ricordiamo, il personal computer era quello, notebook, desktop, un unico sistema, almeno un unico sistema, diciamo, conosciuto, che era relativamente chiuso perché non era aperto come oggi è cambiato completamente, cioè è cambiato tutto, è cambiato ha parlato prima di form factor, che è cambiato indiscutibilmente, ormai form factor è un qualcosa di totalmente diverso rispetto a prima, ma non solo, sono cambiati anche i sistemi. Oggi abbiamo tre sistemi di fatto che sorreggono il mercato, due di questi completamente aperti e sul quale si possono aprire mille opportunità. Il sistema Android, il sistema Microsoft, Windows, si possono aprire mille opportunità. Non è un caso che una parte del cambiamento della società che ha fatto è quella di creare una divisione, appunto, che si chiama ecosystem e cloud, che è finalizzata proprio a cercare tutte quelle che sono le opportunità che questi nuovi sistemi, questi nuovi device oggi ci possono dare. Ma cos'è un device? Un device oggi, cosa fai con un device? Io ho un telefonino in tasca, lo chiamavo telefonino già 10 anni fa, però di fatto oggi con il mio telefonino ci faccio tutto, ci leggo la mail, ci faccio le fotografie, lo uso come GPS, mi conta i passi, le calorie che assumo e che consumo, forse non troppo bene perché c'è un po' di squilibrio, però questa è una considerazione che io avrei risparmiato nel il contare le calorie, detto a me, è una cosa, vabbè. Comunque il device ormai veramente è un qualcosa che fa tutto e dobbiamo vederlo così, lo dobbiamo vedere a 360 gradi perché fa parte della vita di ognuno di noi, no? Ma c'è ancora distinzione fra device business e device consumer? Questa è una bella domanda, Maurizio, è una bella domanda perché la distinzione c'è, però per una tipologia specifica di device. Ci sono delle feature
in particolare sul personal computer nel senso classico, nel termine classico, che sono più professionali o meno professionali, non fosse solo per il sistema operativo. Detto ciò, con queste slide io ti voglio dimostrare che comunque ormai la consumerizzazione è vera, ormai con il mio telefonino, ho detto prima che conto le mie calorie, ma ci lavoro, ci leggo le mail, ci mando le mail, navigo in internet e faccio ormai tutto. Quindi, stai fermo. Marco, c'è una differenza fra device business e device consumer? Sì, c'è sicuramente. Pronto? Giovani? Sì, c'è sicuramente una differenza, come diceva anche Mirko adesso. Noi di fatto abbiamo per esempio linee di prodotto, sublinee di prodotto chiaramente differenziate, e c'è quindi una segmentazione molto forte da questo punto di vista. Vai Mirko. Che è esattamente la stessa cosa che abbiamo anche noi, abbiamo sicuramente linee differenziate, prodotti differenziati, però oramai anche il prodotto consumer come il telefonino, come il tablet viene usato anche per lavorare. L'innovazione, prima non ho detto una cosa, noi ci consideravamo una società di personal computer, oggi ci consideriamo una società di innovazione tecnologica. Questa immagine rappresenta quella che è stata l'innovazione del personal computer che di fatto abbiamo lanciato un po' di anni fa, perché la multimodalità, l'utilizzo del device in più modalità, in più dimensioni, di fatto l'abbiamo lanciata diversi anni fa. E sull'innovazione non ci possiamo fermare, noi che produciamo prodotti non ci possiamo fermare. Recentemente, giusto qualche esempio veramente importante, abbiamo fatto il Tech World in Cina, quindi il primo evento dell'elettronica fatto da Lenovo, quindi Lenovo a livello mondiale, dove abbiamo presentato cose veramente interessanti, la Smart Shoes, cioè la scarpa smart che sembra un qualcosa di estremamente consumer, ma può avere un'evoluzione di qualsiasi tipo genere. Pensiamo alle persone disabili che possono avere degli input dalla scarpa che gli racconta, cioè, determinate cose, un non vedente, non lo so. Cioè, sicuramente stiamo studiando e stiamo inventando in questo. Lo smartwatch appena lanciato, già ci siamo resi conto che non è più sufficiente. Abbiamo presentato lo smartwatch col doppio display, perché ormai sono talmente tante le informazioni che andiamo a cercare e quindi è necessario. La tastiera virtuale, quindi lo smartphone che mi proietta una tastiera che è una tastiera virtuale che io posso usare e posso scrivere. Insomma, non ci fermiamo mai, il nostro nuovo motto è l'innovazione non si ferma mai, l'evoluzione non si ferma mai. Mirko, fermati un attimo, l'innovazione viene dall'immaginare il comportamento delle persone o viene dall'immaginare cosa si può mettere dentro una scatola tecnologica? Assolutamente, assolutamente il comportamento delle persone. Tutto il nostro marketing e tutta la nostra innovazione oggi è basata sullo studio del comportamento delle persone e anche sulla segmentazione delle persone. Quante ce n'è ancora? Due, tre slide, velocissimo, per arrivare a quello che tu dicevi. La domanda è, questi device sono veramente intelligenti? Cioè fanno veramente tutto? Sì, no, sono sicuramente oggetti intelligenti, come dicevamo prima, però se andiamo a vedere la definizione di smart device che troviamo in Wikipedia, lo smart device è un device elettronico che attraverso l'interattività, il network, ti abilita all'utilizzo di cose, e quindi è un generatore e un abilitatore di informazioni che di fatto non sono niente se non gestite. Esiste questa definizione di fog computing, quindi tutti questi strumenti intelligenti, parlava prima il collega del fatto che andranno a inserire all'interno delle auto, però questi strumenti, non so di cosa stiamo parlando, ma sono strumenti che ti permettono di leggere le informazioni o di dare delle informazioni. Non sono informazioni che potranno mai stare residenti nel device stesso. E ecco per questo che nasce la necessità di tutto quello che è lo sviluppo del cloud computing e dei data center. E quindi tu dici ingaggio di Lenovo sui server, perché non si può dare al cliente soltanto intelligenza locale sul device,
assolutamente, senza darti la macchina centrale. E ho fatto l'ultimo click che puoi vedere, dove racchiude tutta quella che è la nostra vision, quindi il device mobile, PC, però l'infrastruttura e la gestione del cloud e dei servizi. Marco, rimane ancora un altro retropensiero: avere portato a casa la divisione System X di IBM vi dà ulteriore credibilità nei confronti della grande e media utenza? Assolutamente sì, e ci porta a un livello di colloquio, di gestione del rapporto col cliente decisamente diversa rispetto a prima. Certo. Prima parlava il collega, che non ricordo il nome, che lui non ha bisogno solo di fornitori. Questo sicuramente è un abilitatore alla discussione e al rapporto con i partner. Si chiama Marco Galli. Marco di Galli, Hightech. Chiedo scusa. Domanda flash: è vero che se un partner chiede uno special bid per una fornitura ragionevolmente piccola, ottiene la risposta in un paio d'ore? Noi promettiamo entro 4 ore, quindi è comunque molto molto rapido. Abbiamo un team che è preallertato, chiaramente è disponibile in continuazione, molto accessibile, o direttamente o attraverso la nostra forza vendite, e la politica è quella. Poi magari siamo anche più rapidi delle 4 ore che ti ho detto, però entro le 4 ore è una risposta. Questo è il risultato di deleghe locali ragionevolmente larghe? Sì, assolutamente sì, è necessario, perché se ci fosse una catena decisionale per certi casi che non fosse predefinita, è chiaro che a questo punto i tempi sarebbero più lunghi, magari le persone non sarebbero disponibili. Quindi c'è sicuramente all'interno dell'organizzazione un livello di delega che permette di andare a indirizzare in questi tempi questi tipi di richieste. Claudio, da 2 anni la tua organizzazione sta facendo un gran lavoro nella ricucitura delle relazioni con i partner. Si vedono risultati concreti sul mercato. Quali sono le leve fondamentali per la ricucitura del rapporto? Io direi che non c'è mai stata una rottura da dover ricucire. Chiamiamola rottura, chiamiamola distrazione. Abbiamo avuto sempre delle ottime relazioni con i partner. Devo anche dirvi che HP ha uno dei programmi più vecchi in termini di relazione con i partner. Il programma Partner One esiste oramai da una decina d'anni, ha sostituito un contratto di relazione molto, molto più antico. Fondamentalmente abbiamo una struttura di partner in Italia che conta diversi livelli in termini di specializzazione e qualificazione, e direi che c'è stata una dimostrazione proprio l'anno scorso, dove festeggiando i nostri 50 anni in Italia l'abbiamo voluto festeggiare proprio con i partner, e devo dire che molti partner sono accorsi con noi, e essendo una grande azienda e qualche volta su determinate parti di archivio, tipo la storicità dei 20-30 anni per tutti i cambiamenti che sono stati, non sono proprio così facilmente raggiungibili. Ci hanno aiutato a ricostruire la storia e abbiamo notato che molte partnership avevano 20-25 anni, quindi fondamentalmente noi stiamo lavorando con un canale molto consolidato, stiamo lavorando con dei rivenditori, meglio partner, che sono da noi da tantissimo e hanno seguito la storia di HP e sono evoluti. Noi abbiamo molti nostri partner che da box mover sono diventati partner di soluzioni. Nella nostra strategia, che è quella del la nostra strategia, che è quella di affrontare nuovi paradigmi, che sono il cloud, la mobility e security, abbiamo implementato anche la stessa capacità di portare queste soluzioni anche dai nostri partner. Tanto è vero che abbiamo una serie di partner che lavorano in ambito di soluzione cloud, altri nelle soluzioni mobility e nel big data. È un'evoluzione obbligata, ovviamente, nel momento stesso in cui tu disegni una strategia e non puoi perseguirla se non con i tuoi partner, che comunque fanno l'80-85% del tuo fatturato. Fra l'altro, nella tua strategia c'è anche il cloud come componente integrante dell'offerta. Assolutamente sì, forse una delle cose in cui noi siamo partiti per prima, io mi ricordo ancora l'approccio cloud verso i partner, è nato 4 anni fa,
dove nel momento stesso in cui cominciavamo a fare gli annunci di disponibilità di soluzioni cloud che sono infrastrutturali e di software di orchestrazione, abilitavamo dei nostri partner e li qualificavamo sia per fare il cloud builder, cioè implementare una soluzione cloud all'interno di un'azienda, sia nel diventare quello che era un cloud provider e quindi essere in grado di erogare a se stessi dei servizi. Chiaro. Alessandro, un'azienda relativamente nuova si deve costruire una sua rete di partner e deve fare leva su delle componenti di credibilità di qualche tipo. Quali sono le tue armi? Ma allora, innanzitutto mi piace sottolineare e ribadire ancora una volta di più, che il nostro modello di business per quanto riguarda la divisione enterprise è un modello interamente indiretto, quindi il 100% del nostro business transita attraverso quello che anche noi come altri chiamiamo il nostro ecosistema di partner. Ecosistema di partner che è particolarmente virtuoso. Perché dico che è virtuoso? Per vari motivi. Il primo motivo è che non è sovraffollato. Siamo un'azienda relativamente giovane e il nostro obiettivo fin dall'inizio non è stato di tipo quantitativo, ma è stato di tipo qualitativo. Questa cosa poi è ulteriormente, come dire, raffinata e migliorata dal fatto che noi abbiamo un portafoglio di soluzioni e prodotti talmente vasto che prima di creare una situazione di congestione chiaramente ci vuole del tempo. E poi noi siamo un'azienda tecnologica, lo dicevo prima, votata alla digital disruption, ma non siamo noi quelli che portiamo sul mercato questa digital disruption. Lo fanno i nostri partner, i nostri canali di riferimento. Domani io sarò a Monaco, dove ci sarà la Channel Conference europea. È un evento molto molto importante per noi, ma anche di grande richiamo a livello internazionale, perché parteciperanno numerosissime centinaia di partner, i nostri migliori partner a livello europeo. Noi siamo per la tecnologia aperta e per un approccio aperto e collaborativo con il nostro canale. Vi faccio un esempio. 15-20 giorni fa abbiamo lanciato a livello mondiale un nuovo sistema operativo che si chiama Light OS, pesa solo 10K ed è il sistema operativo votato all'internet delle cose, agli oggetti che serviranno appunto per fare l'internet delle cose. Ecco, noi questo sistema operativo lo mettiamo a disposizione dei nostri partner, della comunità degli sviluppatori, affinché possa poi essere, come dire, utilizzato e customizzato rispetto a quelle che sono le esigenze specifiche. E questo è il nostro approccio rispetto all'intero nostro lavorare quotidiano con il nostro canale. Mirko, rapporto con i partner fra Lenovo e i suoi partner. Allora, innanzitutto non vorrei essere ripetitivo, ma anche Lenovo è un'azienda che Channel che, only. Sì, vive di partner. Ma ogni tanto se la fa scappare qualche vendita diretta Lenovo? A livello globale sì, a livello globale, quindi parlo di aziende globali, non localmente. Detto questo, negli ultimi anni effettivamente abbiamo avuto una grande evoluzione di partner. Abbiamo anche noi dei partner molto storici che vengono addirittura da IBM, dall'acquisizione del personal computer da IBM. Dal personal computer di Charlotte. Assolutamente. Detto questo, negli ultimi anni, naturalmente, avendo più che quadruplicato le vendite, il nostro canale si è allargato notevolmente. E adesso, ancor più, a me piace fare una distinzione molto chiara. Esiste il rivenditore, che è quello che vende il tuo prodotto, e esiste il partner, che è quello che insieme a te fornisce il tuo prodotto, fornisce il servizio e crea un po' la necessità, crea e soddisfa la necessità del cliente. Ecco, anche con i nuovi prodotti che abbiamo acquisito, credo che sia veramente importante per noi, è veramente importante continuare a sviluppare quello che è la parte di partnership con il canale più che la parte di rivendita. Domanda secca, risposta sì, no, non so. Fermo restando che c'è indiscutibilmente in giro digital disruption, tu credi che ci sia dietro l'angolo una digital disruption anche per il mondo dell'IT? Non so, francamente. Claudio? È una bella domanda. Sì, no, non so. Non lo so.
Alessandro? Sì, sicuramente. Sì, e sono io. No, non sono io, però l'azienda per la quale lavoro è un bel esempio di digital. Mirko? Non ci sarà, c'è già. Eden? C'è già. C'è già. Grazie ragazzi, buon lavoro.